Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi ragazzi, video prepartita di Milan-Empoli, probabili formazioni, daremo qualche indicazione sulle scelte del mister, parleremo un po' di questa partita importantissima. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, più o meno in questa zona. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, Milan-Empoli, partita importantissima, partita fondamentale perché arriva dopo la vittoria importante di Napoli. Partita che rappresenta anche una sorta di prova del 9 per testare le reali ambizioni dei rossoneri contro una squadra appartenente al gruppo contro il quale Milan spesso ha delle difficoltà. Quello delle squadre di medio-bassa classifica, anche se però bisogna essere sinceri e onesti nel dire che l'Empoli non gioca nel modus, nel modo e con lo stile che giocano le altre. Per renderla più semplice, non si chiude tutti e 11 dietro la linea del pallone, stile Udinese o stile Salernitana. È una squadra che comunque sia sa giocare. È offensiva, buone trame ed è per questo nasconde altri tipi di insidie relative giusto appunto alla loro qualità, alle loro trame offensive, alla loro capacità di offendere. Non per nulla hanno vinto a Torino con la Juve, hanno vinto a Napoli con Napoli in entrambe le occasioni 1-0. Hanno messo in difficoltà l'Inter in Coppa Italia. E quindi parliamo di una squadra che comunque sia sa giocare a calcio. Noi anche sappiamo giocare a calcio. E sinceramente è inutile guardare, per quanto mi riguarda, il calendario. Conta solo l'approccio, l'atteggiamento e la testa con la quale si affrontano le partite. Con le quali si affrontano le partite perché abbiamo dimostrato, soprattutto nell'ultimo periodo, che se entriamo in campo non concentrati, sufficienti, arroganti, non vinceremmo nemmeno con la squadra più debole del mondo. Contrariamente, come è successo domenica scorsa, d'altronde, come è successo nel derby, se giochiamo concentrati sul pezzo, reattivi, continui soprattutto perché contro l'Udinese dopo l'1-0 ci siamo accontentati, con la Salernitana dopo l'1-0 ci siamo accontentati. Abbiamo dimostrato giusto appunto quando mettiamo in campo queste qualità di poter tranquillamente vincere la partita. Tranquillamente nel senso che ne abbiamo le qualità, poi è chiaro che ogni partita è proprio del corso. Quindi occhio all'Empoli, ma fiducia in noi stessi. Veniamo alle probabili formazioni. Milan con il solito modulo, Maignan in porta, linea 4 da destra verso sinistra con Calabria, Tomori, Kalulu che dovrebbe vincere il ballottaggio con Romagnoli e secondo me. Ah, è vero che vanno analizzati sempre gli avversari, però in linea di massima, secondo me, Kalulu dovrebbe essere il titolare a posto di Romagnoli da ora fino a fine stagione. Poi è chiaro che se la squadra avversaria, faccio un esempio, il Cagliari, dove c'è Pavoletti che è bravo di testa, puoi considerare di mettere Romagnoli, perché
perché magari Kalulu potrebbe pagargli qualche centimetro, ben più di qualche centimetro. Però in linea di massima opterei per Pierre Kalulu titolare fino a fine stagione. A sinistra assente Theo per squalifica, ballottaggio tra Florenzi e Balloturè, ma dovrebbe vincere il ballottaggio Alessandro Spizzi, come lo chiamano a Milanello, Florenzi. A proposito, auguri per il compleanno di ieri. Centrocampo, mediana, composta da Bennacer, che in questo periodo è il migliore dei centrocampisti del Milan, e Tonali. Si paventava una possibilità che potesse un attimino riposare, roba varia, ma ci sarà ancora. Tre quarti a sinistra, Leao non si tocca, Rebic parte ancora dalla panchina. Centrale c'era il ballottaggio che sì, Diaz, ma dovrebbe vincerlo che sì. A destra, solito ballottaggio tra Messias e Selemakers, con ancora il brasiliano che però dovrebbe partire titolare. In avanti, Giroud con Ibra, pronto ad entrare dalla panchina e ad aumentare il suo minutaggio. Napoli ha giocato circa 5-6 minuti, potrebbe arrivare più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, ma insomma speriamo, speriamo che non ce ne sia di bisogno, anzi che debba entrare giusto per migliorare la propria condizione fisica. Empoli con il solito 4-3-2-1. Vicario in porta, Stojanovic, Luperto, Romagnoli e Parisi, Zurkowski, Aslani e Bandinelli, Bairami ed Henderson dietro Pinamonti. C'è un ex nell'Empoli che è il nostro Patrick Pungiglione Cutrone, che insomma non ha trovato grande fortuna dopo che ha lasciato il Milan. Quest'anno una stagione discreta all'Empoli, autore del gol vittoria a Napoli, tra parentesi, un po' di rimpalli, un po' di gol. Però insomma, Patrick, io credo che in fondo tu sia milanista, qui voi ormai vi siete ampiamente salvati, siete, mi viene da dire, la rivelazione di questa Serie A. Tranquilli, cioè non c'è bisogno di fare la partita della vita, insomma. Easy, tranquilli, stasera, adagio, fate la vostra partitella, però insomma, non baccanite più di tanto. Scherzi a parte. Poi Patrick, tu tifi Milan, vuoi mettere se i rossoneri vincono lo scudetto? Sei contento pure tu un po' dentro, no? Comunque, scherzi a parte. Queste sono le probabili. Abbiamo analizzato un po' la partita. Tutto dipende dalla testa e dall'atteggiamento, ragazzi. Da qua non si scappa. Da qua non si scappa. Se entriamo in campo concentrati, possiamo vincere contro chiunque, perlomeno in Italia e campionato. Se entriamo flaccidi, molli, sufficienti e prepotenti, non vinciamo nemmeno con la squadra più debole del mondo. Questo è quando, ragazzi, appuntamento a più tardi con tutto l'iter pre e post partita di Milan Inside, da vivere sia sui social che sul sito, mi raccomando, con poi pagelle, analisi, dichiarazioni pre e post partita, le probabili che usciranno anche tramite un articolo alle 12. Insomma, ragazzi, seguiteci per rimanere costantemente aggiornati. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, l'iscrizione, la campanellina, tutti i profili social, andatevi ad iscrivere, mi raccomando. Il mio profilo personale di Instagram e il sito internet, che è bellissimo, ragazzi, bellissimo. Ci sono anche delle novità riguardanti il sito a breve, www.acmilaninside.com. Ciao a tutti, ragazzi, vi ringrazio sempre e comunque, e sempre Forza Milan.